Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti a Cinepatia dal Teo Crack Apart. Questa sera parliamo, ragazzi, del circo circo volante, Monty Python Flying Circus, il circo del gruppo comico, satirico, surreale, più grande di tutti i tempi. Cioè, non c'è molto da dire e focalizzeremo in particolare l'attenzione su un film che io ho conosciuto nella mia primissima adolescenza grazie a un amico. Non faccio mai queste cose, però lo faccio perché è un mio primissimo e stretto amico, Vittorio, che cito e ringrazio questa sera. Non ci vediamo mai, ma gli voglio un sacco di bene e fu lui a introdurmi ai tempi della nostra prima conoscenza ai Monty Python, a questo circo incredibile di soluzioni interpretative della realtà, perché questo è il gruppo dei Monty Python. Non è ovviamente solo questo, ma nel senso della vita, film di cui tratteremo questa sera, forse il capolavoro, ma sicuramente uno solo degli elementi, diciamo, prodotti da questi geniali comici, quasi tutti inglesi, tranne uno che si è introdotto, insomma, un disegnatore, un fumettista che oggi è diventato uno dei registi più celebri del mondo, che è Terry Gilliam, insomma, L'esercito delle 12 scimmie, Brasil, Paure e delirio a Las Vegas, insomma, chi è che non conosce Terry Gilliam? Ma andiamo per ordine, cioè forse la Terra non è rotonda, le macchine sostituiranno i medici. Gli ospedali diventeranno aziende, filmeremo momento dopo momento quello che in realtà non riusciamo più a vivere. Distinguere fra maschi e femmine sarà sempre più difficile. Il sesso non sarà una scoperta personale, ma ci saranno i tutorial online facendolo diventare noiosissimo. Il colonialismo, le guerre continueranno. Ci saranno dei boom demografici nel terzo mondo che porteranno a un'immigrazione sconsiderata. Ci sarà bisogno di una burocrazia per donare pezzi del proprio corpo, di organi. Mangeremo da fare schifo, soprattutto nella mezza età, fingendo in realtà di essere dei grandi buongustai e scoppiando letteralmente dal cibo. Penseremo alla morte come a un'offesa. Ok, come una vergogna, okay? Invece che a un passaggio di stato eventualmente. Come immagineremo il paradiso? Come ce l'ha venduto anche personaggi come Berlusconi? Come un incrocio fra un varietà televisivo e un villaggio vacanze? Ovviamente tutte queste informazioni e molto altro sono quello che è possibile trovare all'interno del senso della vita dei Monty Python, film del 1983. Eccolo qua, che mette assieme questi geni indiscussi della satira, che però hanno il grandissimo, grandissimo, hanno avuto e hanno il grandissimo merito di aver scoperto, riscoperto e soprattutto profetizzato una serie di condizioni della vita, film dopo film, fino ad arrivare al 1983 con Il senso della vita, insomma, in maniera veramente incredibile. Il senso di una satira che va oltre, come dire, l'aggressione, ma di una satira che diventa praticamente profetizzante. Ed è una satira unita al sarcasmo, è una satira unita al surreale, al grottesco, ai fumetti, all'animazione. È un film, ragazzi, che è veramente un ciclo di conoscenza e di riconoscenza
nei confronti di quello che noi, del posto che noi occupiamo all'interno dell'universo. In questo senso ho deciso di fare uno speciale, perché si può fare uno speciale sulla carriera dei Monty Python, ma in particolare il senso della vita è qualcosa di unico. E gli attori, autori, queste bestie della satira, questi cervelli incredibili che hanno prodotto questo caleidoscopio di aggressione e di profezia, sono questi signori qua che vediamo adesso all'inizio degli anni Ottanta. Alcune delle loro facce saranno più note a chi conosce insomma questo ambiente, altre no, ma secondo me alcune di queste facce sono immediatamente esilaranti solamente a guardarle. Vale la pena di citarli uno per uno prima di andare a capire di che cosa parliamo. Abbiamo da sinistra a destra Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, forse una delle facce fra le sei più evidenti, Graham Chapman, personaggio veramente discussissimo e di cui parleremo come tutti gli altri, Terry Gilliam, giovanissimo, qua lo vediamo, il fumettista animatore dei Monty Python, e infine l'impagabile John Cleese, tutti inglesissimi tranne ovviamente Terry Gilliam, di origine statunitense, ma personaggi che hanno veramente rivoluzionato prima la televisione e poi il cinema, a partire praticamente dalla fine degli anni 60. Si sono uniti con attraverso amicizie strutturate praticamente negli anni delle scuole superiori in Inghilterra e poi e dell'università, e poi hanno creato questo gruppo impagabile di personaggi che hanno dissacrato tutto, hanno riso su tutto e ci hanno però infine portato a riflettere sugli aspetti, divisi in particolare in sezione, sugli aspetti del senso della vita. In particolare un film che sarà diviso in spezzoni che riguardano insomma la nascita, la crescita, gli anni della mezza età e poi evidentemente la morte, con spezzoni particolarmente satirici all'interno del film stesso, come per esempio siamo arrivati alla metà del film o situazioni del genere, ma soprattutto la partenza con un cortometraggio che stava diventando in realtà sempre più lungo e che viene controllato molto poco dagli altri personaggi dei Monty Python, ovviamente strutturato da Terry Gilliam, perché il film effettivamente non inizia con il film in grande stile Monty Python, ma inizia con un piccolo cortometraggio in cui praticamente i vecchi impiegati di una compagnia di assicurazione decidono di ribellarsi al mondo della nuova finanza, letteralmente mettono le vele al loro intero edificio e salpano per andare ad aggredire praticamente gli ambienti dell'alta finanza, degli yuppies, eccetera, producendo un effetto visivo incredibile. Adesso andiamo con ordine, vi farò vedere ovviamente delle foto riguardo a queste informazioni, ma insomma abbiamo capito che siamo arrivati nel mondo di persone che probabilmente veramente il gruppo più incredibile della storia, un collage praticamente di intuizioni profetiche, di generi, di registri molto diversi tra il surreale, i cartoni animati, le coreografie musicali, anche per andare a introdurre per esempio a una riflessione sulla incidenza del boom demografico all'interno di chi appartiene alla religione cattolica e chi invece è protestante, ovviamente andando a fare satira anche sui contraccettivi, su qualsiasi cosa. Ragazzi, dentro il senso della vita dei Monty Python c'è veramente un caleidoscopio di informazioni e di riflessioni. Ma ovviamente il senso della vita ha come primario, come filo conduttore, il domandarsi esattamente che senso ha, ok, tutto questo, che senso ha
quello che stiamo facendo, quello che stiamo vivendo, che senso ha, che senso avrà avuto, ok? Nel momento in cui effettivamente finirà. E solamente in modo dissacrante i Monty Python potevano approcciarsi a questo tipo di indagine. Come si diceva, sono praticamente si sono formati alla fine degli anni 60, nel 1969, da parte dell'unione di due studenti universitari di Oxford, ovvero Terry Jones e Michael Palin, e tre studenti di Cambridge, Graham Chapman, John Cleese e Eric Idle, a cui poi si aggiungerà appunto il fumettista e animatore Terry Gilliam, che in realtà è originario di Minneapolis, e decisero di dare alla loro praticamente compagnia il nome di un impresario teatrale particolarmente antipatico e cattivo. Furono scelti i nomi Monty e Python rispettivamente da Eric Idle e da John Cleese. Comprendevano già al loro interno nel gruppo, per esempio, un personaggio che morirà purtroppo abbastanza giovane nel 1989, Graham Chapman, il terzo Monty Python così di Cambridge, che già ai tempi era apertamente gay, insomma dichiarato chiaramente alcolizzato e assolutamente indeciso in termini di gioventù, di lancio all'interno del mondo, se fare il comico di satira oppure fare il medico. Sarà lui che infatti inventerà lo sketch della macchina che fa ping, cioè lo sketch in cui vedremo che verrà gestita, come verrà gestita praticamente il miracolo della nascita, andando a fare satira su quello che è il compendio dell'ospedale oggigiorno, il modo in cui vengono gestite le pazienti, la necessità di andare a riprendere con il telefonino, ovviamente non con il telefonino, ma con la possibilità di comprare la videocassetta della ripresa della nascita e venderla praticamente da parte del padre, insomma, del bambino che stava nascendo, che non può assistere praticamente alla nascita. Sostanzialmente la vena comica di questi personaggi va ricordata anche in relazione al fatto che quando lo stesso Graham Chapman morì abbastanza prematuramente nel 1989, John Cleese praticamente rise di lui pubblicamente, rise della sua morte, ma nel senso così come ridono i personaggi di Amici miei, ok, al funerale di uno di loro, cercando di sdrammatizzare l'evento stesso, mentre Eric Idle, l'altro personaggio, quello con la faccia più da donnola per intenderci, dei Monty Python, andrò addirittura a fare una battuta sulla morte di Graham Chapman davanti ai cancelli chiusi del campo di concentramento di Dachau. Insomma, dei personaggi veramente incontenibilissimi, e incominciarono a fare successo con una serie di sketch televisivi già nel 1969, immediatamente appena costituito il gruppo dei Monty Python, grazie alla BBC, che incominciò a trasmettere questa chicca che io sono riuscito ad avere, in realtà mi è stata regalata anni fa da un amico con cui lavoravo in una istituzione, insomma, di tecnologia audio, Monty Python Flying Circus. Queste sono le serie complete ai tempi in cui ci sono una marea di sketch che poi rientreranno in parte rielaborati o semplicemente vissuti all'interno dei film. I film vengono praticamente, i Monty Python lanciano il loro primo satirico documentario sulla vita, che si chiama E ora qualcosa di completamente diverso, nel 1971, che praticamente è una selezione in realtà degli sketch di quello che è il Flying Circus. Dopodiché arriveranno due parodie di due argomenti estremamente importanti nella storia dell'uomo, in particolare Monty Python e la ricerca del Sacro Graal, che sicuramente segna il punto, ecco, all'interno della produttività dei Monty Python, anche perché venne prodotto grazie all'unione economica
di alcune case discografiche, di alcuni gruppi estremamente importanti nella storia del rock che già amavano i Monty Python, fra cui Pink Floyd, i Led Zeppelin e Ian Anderson dei Jethro Tull. Quindi una produzione trovata grazie ai denari di persone che avevano intuito la loro capacità satirico-profetica, e il Sacro Graal venne seguito poi da Life of Brian, che vabbè, anche qui si va a ironizzare sulla nascita di Cristo, ma in realtà raccontata con la vita di un tizio qualsiasi, Brian, che nasce praticamente lo stesso giorno di Gesù, ma nella capanna di fianco. Ovviamente non vado a fare spoiler, ma praticamente anche questo film vede l'intervento di un grandissimo artista, in particolare George Harrison dei Beatles, che si era a quanto pare ipotecato la casa pur di riuscire a far produrre questo film ai Monty Python. Quindi pensate qual è il tipo di legame che hanno sviluppato anche con l'ambiente artistico in generale. Lui, George Harrison, legò in particolare con Eric Idle, che viveva una situazione simile a quella di George Harrison, nel senso che Eric Idle all'interno dei Monty Python era sicuramente schiacciata dalle personalità incredibili di John Cleese, di Michael Palin, così come George Harrison evidentemente era incluso all'interno del duetto John Lennon e Paul McCartney, che si creda o no che Paul McCartney sia effettivamente lui. Pensate che Life of Brian creò una controversia religiosa talmente grande che la BBC dovette organizzare un dibattito pubblico in diretta fra John Cleese e Michael Palin con il vescovo di Southwark all'interno dei programmi del palinsesto della BBC, appunto per mettere chiarezza su quelli che erano i livelli, insomma, della satira. Però chiaramente questi primi due film avevano uno schema che conteneva i Monty Python, sia in termini di produzione economica, sia in termini di possibilità di esprimersi e divertirsi all'interno della produzione. Soprattutto capirono che evidentemente bisognava andare oltre alla satira su singoli argomenti che potessero appartenere alla storia e alla religione. E allora che cosa si fa? Si fa sostanzialmente che effettivamente riuscendo a trovare una sponsorizzazione da parte della produzione di 9 milioni di dollari messi a disposizione immediatamente per un nuovo lavoro dopo il grande successo dei primi due, nonostante tutto, ci si lancia in un'esagerazione. Molto semplicemente, l'esagerazione sarà il senso della vita. Strutturato, come abbiamo detto, in episodi, praticamente uno per ogni fase della vita, intervallato da animazioni, da coreografie, da musical, da intermezzi assurdi in cui si vedono pesci che parlano, elementi grotteschi della realtà che si mischiano chiedendo il senso della vita, sostanzialmente intermezzi tipo appunto siamo arrivati alla metà del film, e prima di tutto arriviamo quindi all'inizio, il cortometraggio prodotto da Terry Gilliam. Ovviamente il cortometraggio che ho citato prima, relativo alla compagnia di assicurazioni The Crimson Permanent Assurance, che inizierà il film portandoci praticamente a vedere questi vecchissimi impiegati che salperanno letteralmente con tutto il proprio edificio e andranno ad aggredire dei broker di borsa molto molto vicini a quello che è l'ambiente, insomma, degli yuppies e di quelle che sono le gli ambienti dell'economia moderna, ecco, della velocità, di tutto ciò che rappresenta l'aggressione del consumismo, ed è ad opera appunto di Terry Gilliam, come abbiamo detto prima, che poi in realtà all'interno di questo film e in altri andrà a produrre una marea di contenuti, compresa l'animazione iniziale dei pesci che vi farò vedere dopo, ma vi faccio vedere qualche esempio di quello che era il fumettismo di Terry Gilliam ai tempi e che verrà inserito all'interno di questo film come di altri film, per andare ad aggiungere sicuramente dei momenti sia grotteschi, satirici, ma di riflessione su quello che è effettivamente il ruolo, per esempio, fra
uomo e donna, in questo caso, fra quello che è le possibilità sulla riflessione della psicologia, ok, e della psicosi, piuttosto che l'aggressività dell'ambiente riproduttivo presente e futuro nel bellissimo passaggio della carrozzina cannibale che andrà a mangiare praticamente la donna che si avvicina troppo ad andare a verificare il miracolo appunto della nascita, ma soprattutto all'interno del senso della vita si incomincerà da che cosa? Dal chiedersi che cos'è il senso della vita. Ora cercherò di non fare grossi spoiler, qualcuno ovviamente verrà fuori, anzi più di uno, però c'è da dire che i Monty Python, con la loro costruttività circense, riescono effettivamente a produrre un evento di visione e di riflessione che in realtà anche nel momento in cui venga spoilerato o visto a pezzi non viene mai rovinato, perché ogni singola frazione diventa veramente come l'esibizione di un circense differente all'interno di questa piattaforma che è praticamente la vita. Partiamo scusate, partiamo ovviamente, come abbiamo detto, da questi pesci che nuotano nell'acquario all'interno di un ristorante e che si salutano innanzitutto buongiorno, 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 e dopo essersi salutati si chiedono insomma che cosa sarà il senso della vita, fondamentalmente perché hanno appena visto che uno dei loro amici è stato praticamente pescato, cucinato e impiattato all'interno del ristorante in cui si trovano. Ragazzi, da qui in poi, diviso per categorie e praticamente rappresentato in maniera che più provocatoria non può essere, ci saranno varie sezioni che riguardano la vita. Per esempio ci sarà una sezione relativa alla nascita che e allo svezzamento, che viene rappresentata per esempio dal gruppo appunto dei nostri che vengono visitati dal direttore dell'ospedale e più che interessarsi della donna che sta partorendo e del marito che viene allontanato e che potrà comprare la videocassetta dell'evento, capite che tipo di relazione con la visione che abbiamo oggi, no, della mediaticità, però sono interessati soprattutto alla visita del direttore e a mettere assieme il più possibile delle macchine che hanno per fare bella figura, e in particolare c'è questo direttore idiota completamente che arriverà ed esprimerà il suo gradimento al fatto di vedere presente durante l'avvenimento della nascita questa macchina che fa ping, che è la sua preferita, fondamentalmente è probabilmente un rilevatore di battito cardiaco, niente di eccezionale, ma la rappresentazione della superiorità della tecnologia rispetto a tutto quello che avviene all'interno di quella stanza in cui sta nascendo un bambino, in cui tutto viene praticamente lasciato da parte. Il miracolo della nascita verrà anche trattato in maniera estremamente grave, parlando della sovrappopolazione all'interno di una famiglia di cristiani che non possono usare contraccettivi e che vengono sbeffeggiati dalla famiglia di fianco dei protestanti che invece possono, ma che in realtà sono dei frustrati sessuali, vedrete le battute, eccetera. Ma questi cristiani, praticamente il padre che ha messo al mondo 550.000 figli sarà costretto a incominciare a venderli per esperimenti scientifici a causa del fatto che è stato licenziato. Da qui in poi, ragazzi, il film procederà in maniera aggressiva attraverso, per esempio, situazioni in cui un personaggio rasta venderà i suoi organi per l'espianto, ma senza effettivamente curarsi del fatto che la sua scelta sia stata firmata per essere efficace dopo la morte e che dopo quello che accadrà praticamente subirà fra virgolette anche l'adulterio post questa situazione con uno dei due infermieri che al di là di fare quello che devono fare ovviamente farà delle avance accettate alla moglie del nostro personaggio, così come situazioni di guerra raccontate in maniera estremamente satirica in cui si fanno praticamente
delle donazioni al generale sul campo, in maniera tra l'altro estremamente importante, relativa a quello che è la gestione del tempo. Come vedete, i regali sono di questo genere, ma poi ci sarà anche la torta, mentre sostanzialmente arrivano i gas benefici, ci sono i bombardamenti, eccetera, all'interno probabilmente di un ambiente relativo alla prima guerra mondiale, così come ci sono le meravigliose lezioni sessualità, date in termini reali e in tempo reale davanti all'uditorio degli studenti, che vengono anche sgridati quando parlano fra di loro, perché ciò che viene praticamente interpretato dall'insegnante e dalla moglie mentre parlano del più e del meno, degli invitati alla sera, a casa, eccetera, vengono sgridati perché non seguono abbastanza e perché queste cose vengono fatte a loro beneficio. Ovviamente non mancheranno, anche per quanto riguarda le relazioni umane, le satire relative a quello che è il femminismo combattente, la distruzione dei generi in visione futura, con queste vere e proprie praticamente combattenti di lotta libera o similari a giochi di senza frontiere, che vanno a rincorrere un uomo perché lo vogliono letteralmente stuprare in gruppo, e quest'uomo si lancerà giù dalle scogliere di Dover. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo fare spoiler, ma veramente questo tipo di contenuti del senso della vita sono qualcosa di incredibile. Io vi devo dare il senso di questo film, perché questo è uno dei più grandi film della storia della cinematografia e va sicuramente visto, assolutamente visto, anche per il valore profetico di tutte quelle le immagini che stiamo vedendo. C'è una ovviamente critica pesante qua sia al colonialismo inglese che alla medicina moderna, c'è una gamba che viene mangiata viva da che cosa? Da una zanzara, apparentemente una zanzara molto grossa, che ha fatto un buco molto grosso all'interno della zanzariera di questi ufficiali, che alla fine, con acume scientifico tipico e simile a quello di oggi, andranno a raccontare che fondamentalmente la gamba probabilmente ricrescerà, anzi sicuramente ricrescerà da sola. C'è poi ovviamente l'arrivo al periodo della mezza età, e arriviamo alla scena, probabilmente la scena più famosa del senso della vita, ma che nella realtà dei fatti non è probabilmente la più divertente, ma rappresenta molto bene l'esagerazione del consumismo e la sensazione di voler apparire nel sensazionalismo della cucina, che diventerà anche questo, no, parte della nostra vita quotidiana, così come del consumo. Questo signore di mezza età, il cosiddetto signor Creosoto, che verrà interpretato da Terry Jones all'interno del film con un trucco incredibile, che andrà a mangiare qualsiasi cosa all'interno del ristorante, comportandosi tra l'altro in maniera vomitevole e andando a rimettere appunto attorno a lui con dei secchi anche su quelli che sono i camerieri e quant'altro, che a un certo punto insulterà pesantemente il cameriere, che gli offrirà in maniera sarcastica un'ultima sfoglietta di menta, un'ultima mentina, che lo porterà a esplodere praticamente e ad andare a imbiancare, o meglio andare a tingere di tutto ciò che aveva mangiato, delle sue interiora, tutto il ristorante, con una satira, come capite bene, di quello che è la cucina in termini di mediaticità, di consumo, di volontà di farsi passare come buon gustai, ma di consumare senza nessun tipo di accorgimento a quella che è la vita attorno a noi. Questo signor Creosoto è qualcosa di talmente terrificante da aver richiamato addirittura Quentin Tarantino, che spesso citiamo nelle nostre puntate, perché Quentin non si tira mai indietro nel dare un'opinione e dire: ragazzi, io ne ho viste di tutti i colori, ne ho messe in cinema tantissime, ma come
quella scena in termini di grottesco e di orrorifico dal punto di vista della realtà consumistica non ho mai visto niente di più schifoso, mettendo assieme dettagli che assomigliano a quelli dell'Esorcista con dettagli effettivamente dei film della Troma, per dire, per quanto è grottesca e schifosa questa scena, ma che deve richiamare effettivamente quella volontà sicuramente ipocrita nella mezza età di parlare del consumo in termini, no, da gourmet rispetto a come viene fatto anche dai nostri insomma personaggi tipo Cracco and Company, che poi producono praticamente una distruzione realmente del gusto nel momento in cui diventano personaggi televisivi, ecco, e non solo. Ovviamente c'è anche altro in questa scena, ma è sicuramente la scena, quella della mezza età, che va praticamente a mettere il piede all'interno della penultima zona della vita dell'uomo, che è quella appunto precedente al riconoscimento degli anni del declino e quelli che sono effettivamente gli anni della morte, e che verranno riprodotti in maniera eccezionale dalla vera e propria rappresentazione del periodo della morte, cioè del momento in realtà della morte, perché l'ultima parte del senso della vita, prima del senso della vita, verrà espressa evidentemente con una rappresentazione abbastanza classica della morte, il tristo mietitore, con insomma la palandrana classica, con il cappuccio, eccetera, e la falce, che si presenta però dove? Si presenta all'interno di un contesto assolutamente borghese, un gruppo di borghesi che stanno facendo la cena di Natale, e se li porterà via con un praticamente pretesto ancora una volta culinario, ma che va a mettere il dito in particolare, questo sarà veramente eccezionale, andrà a mettere il dito sul fatto che la preoccupazione per la morte stessa non sarà, per quanto concerne soprattutto gli ospiti della cena, oltre a tutti gli amici ospitati, praticamente verrà espresso con il grande disgusto e la vergogna relativa al fatto che la morte sarà provocata in particolare da una pietanza che viene presentata a loro, e quindi sostanzialmente la morte viene accolta con disgusto, viene accolta con rifiuto, ma viene accolta soprattutto con vergogna relativa al fatto che viene, oddio, abbiamo ucciso i nostri ospiti, con una pietanza la cui scena, le cui battute, tutto ovviamente vi lascio da vedere, perché altrimenti viene completamente, ecco, spoilerata questo film, che già ho sicuramente raccontato in maniera più che dettagliata. Ma ovviamente la capacità interpretativa, tutto ciò che viene rappresentato e quelle argomentazioni che io vi ho presentato all'inizio, che diventano praticamente profetiche in relazione a quella che è la vita che stiamo facendo noi oggigiorno nel 2024, in maniera incredibile, nel senso che loro hanno colto più di 40 anni fa, hanno colto praticamente una rappresentazione di quello che è l'uso dei media e di quello che è il rapporto con la vita, con le istanze di genere, con tutto ciò che abbiamo citato, in maniera incredibilmente, cioè sembrerebbe quasi, qualcuno direbbe, se fossimo più alla botteguccia dei sigilli che a Cinepatia, sembrerebbe praticamente che stiamo parlando della possibilità che loro abbiano avuto accesso alla visione di qualcosa che è venuto dopo, ma in realtà in questo caso è la loro genialità, tutto ciò che viene rappresentato dalla loro incredibile caleidoscopica abilità di interpretare personaggi e di intuire quello che sarebbe stato lo sviluppo del futuro, che fa portare in scena effettivamente un circo che sembra portare nel futuro. Ovviamente noi lo guardiamo oggi, ma non stanca mai.
Cioè, il senso della vita è un miscuglio talmente grottesco, fumettoso, animato, musicato e con un umorismo che riesce tranquillamente a travalicare quelli che sono i livelli del classico umorismo inglese o di alcune scenette che vengono portate spesso in televisione sul Flying Circus dei Monty Python e che risultano, non dico trite, ma chiaramente declinate con un umorismo che potrebbe non travalicare quelli che sono i gusti nazionali, no? In questo caso, invece, la riflessione, probabilmente aiutata dall'argomento ricercato, diventa sicuramente importante e riesce a raggiungere a tutti gli effetti chiunque lo guardi e riesce a raggiungere con la giusta eventuale aiuto di un adulto di fianco, secondo me tranquillamente anche i bambini, assolutamente non per le animazioni che forse risultano essere a volte la parte più surreale, più metafisica e più difficile da comprendere, ma proprio con quelle parti recitate che diventano effettivamente baluardo ognuna di uno schema della vita. Mi sentirei di aiutare chiunque abbia un figlio nel momento in cui arriva la classica domanda, insomma, ma moriremo, che cos'è la morte, eccetera, di utilizzare il senso della vita come un vademecum, ecco, per affrontare ogni singola sezione e anche tutte quelle che sono le emozioni che traspaiono nell'essere vicino a qualcuno che sta affrontando quel periodo della vita, ok? Quindi è un film veramente totale, totale. Ma il senso della vita viene chiesto alla fine, ovviamente, dopo aver visto il film, dopo gli intermezzi cantati, dopo i fumetti, dopo tutto, viene chiesto, ma in fondo, che cos'è, ok, questo senso della vita? Come era stata posta, insomma, la domanda all'inizio dai pesci che vedono il loro compagno che viene in realtà portato e impiattato per qualcuno all'interno del ristorante, che ovviamente sarà lo stesso ristorante del signor Creosoto, ok, che esploderà, ovviamente. Il senso della vita non ve lo dirò, ovviamente lo vedrete dal film. Però c'è una scena meravigliosa, quasi alla fine del video, in cui il cameriere del ristorante, Gaston, ok, interpretato da Eric Idle, in maniera eccezionale, adesso ve lo faccio vedere, vi porta praticamente a inseguirlo all'interno, fuori dal ristorante, fuori dalle strade, fino alla brughiera, ok, in cui vi dice non seguitemi, non seguitemi, non seguitemi, non seguitemi, ok, seguitemi, ok, seguitemi. A un certo punto lui arriverà a sconvolgerci, perché questo è anche il valore dell'aggressività inaspettata, ok, delle scenette dei Monty Python, passa anche proprio dal loro posizionamento e dall'utilizzo sapiente e intelligente della comunicazione. Nel momento in cui la telecamera arriva vicino a lui, noi siamo in prospettiva praticamente con Gaston che ci vuole parlare, ci vuole dire qualcosa, lui ci verrà a dire, questo lo cito letteralmente dal film, ci dirà, va bene, ok, io sono una persona che oscilla fra buoni sentimenti e cattivo risentimento, non sono riuscito ancora praticamente a contenermi. E qui arriva la frase: mia madre mi mise sulle sue ginocchia e mi disse, Gaston, figlio mio, il mondo è un bel posto, devi entrarci e amare ciascuno, cerca di rendere ognuno felice e portare pace e allegria ovunque andrai. E così sono diventato cameriere. Beh, non è una gran filosofia, lo so, ma beh, fanculo, posso vivere la mia vita come voglio, fanculo. Ecco. Questo è quello che ci dice Gaston dopo un inseguimento che dura ovviamente meno di un minuto, ma è incredibilmente lungo in quella che è l'economia di un film, perché lo andiamo praticamente a raccogliere, lo andiamo a inseguire, lo andiamo a scovare e a fargli una domanda che in realtà non viene posta, e lui dice sono diventato cameriere, ok, per portare allegria, pace, eccetera, per fare ciò che mi ha detto mia madre.
non sarà una grande filosofia, lo so, vabbè, fanculo, posso vivere la mia vita come voglio, fanculo. Ovviamente vedrete quello che sarà la risoluzione del film e tutte le porzioni che portano il senso della vita a essere un capolavoro della cinematografia contemporanea e uno spunto di riflessione su ogni porzione della vita che non è mai, mai scontato. O meglio, mi sento di aggiungere che se alcune delle domande o alcune delle riflessioni che vengono poste all'interno del senso della vita vengono, come dire, da noi accolte, ma vengono date per scontate, come spesso accade quando chiediamo a qualcuno come stai e lui ci risponde ma tutto bene, dai, oppure gli chiediamo tutto bene, ma sì, tutto bene. In realtà questo tipo di informazioni devono essere tenute come fossero una riflessione, mi verrebbe da dire, orientale, perché non sappiamo mai davvero quanto profonda sia la domanda, ma soprattutto non sappiamo mai, mai, mai a questo tipo di domande quanto profonda sia la non risposta che noi ci diamo giorno per giorno. Questo è sicuramente una delle interpretazioni che i Monty Python ci hanno offerto nei loro film, ma in particolare nel senso della vita. Non sappiamo mai quanto sia importante la non risposta che vogliamo darci, perché probabilmente ne abbiamo una paura immotivata, considerando che questo viaggio, per quello che ricordiamo, è unico. Ok ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito a Cinepatia in questo speciale da solo sul senso della vita dei Monty Python, che ha seguito una pillola, una seconda pillola di Alessandro Ponziani, che sta incominciando a produrne alcune che io andrò insomma a pubblicare per Cinepatia. Arriveranno degli speciali incredibili per la botteguccia dei sigilli, vedrete, metteremo, testeremo anche quella che sarà la risposta dell'algoritmo, più che la vostra risposta che mi state seguendo sia qua che a Bellum Perenne. Io vi ringrazio su Bellum Perenne, siamo molto aggressivi, ma cercheremo di essere sia aggressivi che satirici che propositivi anche a Bellum Perenne con gli amici che vi verranno a trovare, e vi auguro una buona notte dal senso della vita dei Monty Python. Mi raccomando, andate a recuperarlo e a vederlo adesso, non domani, prima di finire su un piatto del ristorante come il pesce iniziale, ok? Buonanotte, grazie mille.